Terza puntata di Fox in the Box in collaborazione con Adidas Football. Oggi ho il piacere di avere ai nostri microfoni Frank Kessy. Ciao Frank, benvenuto. Ciao, ciao, grazie. Frank, ci puoi raccontare i tuoi inizi da bambino nel mondo del calcio, ovviamente in Costa d'Avorio, fino all'esordio a 17 anni nello Stella Club di Abidjan? Ho iniziato ad andare a fare l'allenamento con una squadra strutturata. Loro mi hanno visto e loro hanno chiamato la mamma per dire che dovevo venire a iniziare con loro, però lei non era proprio d'accordo, lei voleva solo che andava a scuola. Piano piano ho detto alla mamma che basta a scuola, sono stanco, io ve lo voglio giocare. Beh, diciamo che hai fatto bene allora, hai fatto bene a far prevalere la tua voglia di giocare soprattutto nei confronti della mamma. Frank, voglio sapere qual è il giocatore ivoriano a cui ti sei ispirato quando eri ragazzino? Per avere tanta voglia per giocare al calcio era Didier Drogba. Quello ce l'aveva tanto, ce l'aveva Drogba, ce l'aveva Yaya Touré, quello Touré ce l'aveva tanti. Avrei detto Drogba, infatti ho azzeccato. Voglio sapere adesso invece il tuo arrivo in Italia. Com'è stato appunto l'arrivo a Bergamo, passare da Abidjan all'Italia? Non è stato facile perché in Costa d'Avorio lì fa molto caldo e quando sono arrivato a Malpensa ho detto mamma mia, con questo tempo non si può giocare. E il mio procuratore ha detto no, vedrai che dopo quando passa tempo tu riesci a giocare con questo tempo. Vedo che ti sei ambientato bene, quindi il freddo ti ha spaventato all'inizio ma poi ti sei ambientato alla grande. Ti faccio un'altra domanda, questa volta riguarda la scarpa che usi. Tu utilizzi Predator Freak e sei il giocatore che forse meglio incarna le caratteristiche di questa scarpa. Voglio sapere cosa ne pensi di questo nuovo modello. Questo nuovo modello, la colore mi piace, è molto bella. È ancora più comodo perché dietro è un po' largo. Ma ti piacciono questi spikes? Ti danno davvero l'idea di tirare più a giro, o meglio, come ti trovi con questi spikes? Che sono con quello spike ti dà una facilità di fare il controllo. Sì, più grip, no? Sì, perché la palla si attacca a questo e quando calcia la palla va ancora più forte. Frank, marchio di fabbrica di Fox in the Box sono gli autogol e anche oggi abbiamo il piacere di averli ai nostri microfoni. Ciao ragazzi! Ciao Frank! Ciao, noi abbiamo preparato un po' di domande per te. Okay. Ce n'è una che non avevo preparato, mi è venuta in mente adesso. Vai. E te la chiedo. Perché ogni volta che si parla con qualcuno no, di te, c'è chi ti chiama Kessy, c'è chi ti chiama Kessie, c'è chi ti chiama Kessy. Ora, tu sciogli questo... Come è il tuo nome? Come si dice esattamente il tuo nome? Kessy. Abbiamo risolto. Ogni volta che parlo con un amico, qualcuno ti chiama in modi diversi. Poi c'è sempre il professore, no? Qualcuno che dice: no, ma sì. si dice così. No, adesso abbiamo finalmente la risposta ufficiale. Però allora, per tutti è il presidente. Perché il presidente? No, il presidente aveva uno scherzo, perché un giorno sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato la macchina dove parcheggia Galvini. Ho lasciato la mia macchina lì e tutti mi chiedevano perché ho lasciato la macchina. Ho detto da oggi sono il nuovo presidente della squadra di Milano. Okay. È andato così. Ok, ma domanda per tutti i fantallenatori, per tutti, sciogliamo i dubbi, chi è il rigorista del Milan? No, il rigorista del Milan è Ibra. Ibra, ci ha lasciato un audio per te. Sì. Te lo facciamo sentire al volo, così sentiamo un messaggio. Ciao Frank, sono Zlatan. Ci siamo visti oggi per allenamento e ricordati che anche questa settimana i rigori sono miei però e non sono tuoi. Un abbraccio. Promemoria di Zlatan. Promemoria sui rigori. Non lo ricorda così. Frank, al volo, tu sai cos'è il fantacalcio? Ne hai sentito parlare? Ti scrivono del fantacalcio sui social? Sì, immagino. Sì, mi scrivo, però...
Non l'ho mai provato e non lo sai come si gioca. Bravo, stanne fuori, perché è una brutta cosa il fantacalcio. La gente impazzisce col fantacalcio, quindi finché puoi stanne fuori e pensa al calcio. Quanti messaggi ti arriveranno riferiti al fantacalcio? Non immagino. Uno gioca e la squadra quando perdiamo, tipo... sì. Arriva tanti, mi ha fatto perdere, mi ha fatto perdere. Cos'è questo? Allora, adesso ti mettiamo alla prova con un quiz. Sì, vai. Ok, abbiamo preparato delle domande. Parte Alessandro, ti fa una prima domanda. Si parla un po' dei tuoi compagni, insomma, allenatore, un po' di domande su di okay. loro. Vediamo quanto li conosci. Prima domanda. In che anno è nato il tuo compagno Rebic? 1993. 1990. 1994. 1996. 1990. 1993. 93. 93. Sì. Accendiamo. Giusto? Ed è... giusto! Giusto! Rebic passato, Rebic passato. Seconda domanda, che riguarda un giocatore di cui ti chiedo anche qua la pronuncia, perché ogni volta anch'io non la so. Kier, come si pronuncia? Come lo chiamate voi? Kier? Kier? Simon. Simon. Simon più facile, io Simon. Ora lo chiamo io Simon, okay. Che anche come scriverlo, mi sa che ho sbagliato a scriverlo. In quale di queste altre squadre italiane ha giocato Simon Kier? Catania, Palermo, Lazio o Cagliari? No, Palermo. Palermo? Palermo. Giusto, Palermo. Palermo, giusto. Tutto dei giusto. Ha pensato anche alla domanda trabocchetto dicendo nessuna, capito? No, Palermo. Palermo. Terza domanda. Terza domanda. Allora parliamo del tuo allenatore, Stefano Pioli. In quale di queste squadre ha giocato da calciatore? Nella Roma? Nella Juve? Nel Napoli o nel Milan? Questa è una... Cosa hai detto? Juve? Juve hai detto? Sì. Juve? Ed è giusto! 3 su 3! Signori! Signori, ha studiato! Grandissimo! Quando dicevi che poi dovevi andare a giocare e non volevi andare a scuola, ma qua invece hai studiato, eh! Hai studiato, hai studiato alla grande! Ultima domanda! Te la leggo con la voce di Zlatan. Con la voce di Zlatan, letta così. Quale di queste competizioni non ha mai vinto Zlatan? Numero 1, Scudetto. Numero 2, Liga Spagnola. Numero 3, Liga 1. Numero 4, Premier League. Se sbagli, Zlatan si arrabbia. Non ha vinto, non ha vinto, eh. Non ha vinto. Scudetto, Liga, Liga 1, Premier League. Premier League. Premier League. Premier League. È ancora da un 4 su 4. 4 su 4. Ecco perché ti chiamo presidente, perché, perché sei bravo anche a sei tutto. Che... ha posteggiato la macchina al posto del presidente. Più che presidente ti devono chiamare preside, quello che a scuola comanda. Okay. Capo della scuola. Professore, Frank, grazie davvero. Grazie Frank. Prego. Un abbraccio, presto. Prego. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Shop. Ciao amici. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ragazzi simpaticissimi come sempre. Frank è numero uno, 4 su 4 ha fatto. Che beffa, le azzeccate tutti. Ciao ragazzi, grazie ancora. Yes. Ciao a tutti. Frank, torniamo a noi, ti faccio le ultime due domande. Hai parlato del freddo dell'Italia, ma io voglio sapere qualcosa di positivo. Cosa apprezzi dell'Italia? Cosa hai apprezzato appena sei arrivato qui da noi? Quello che mi è piaciuto di più è che in Italia si mangia molto molto bene. Frank, ti voglio fare l'ultima domanda invece. Riguarda un tuo compagno di squadra, sto parlando di Leao. So che lui si diletta un po' con la musica, ha scritto addirittura un album rap, se non sbaglio. Voglio sapere innanzitutto il tuo rapporto con la musica, non è che l'hai aiutato tu a scrivere qualche canzone? No, no, perché lui ha fatto la musica nella sua lingua. Che rapporto hai con la musica? Ascolti musica nel prepartita, magari ti carica? Sì, prepartita ascolto la musica. E cos'è che ascolti? I rap francesi. Ok. Frank, allora non mi resta altro che ringraziarti per la tua grande disponibilità. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la stagione col tuo Milan. Grazie. Alla prossima. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata di Fox in the Box.